La CGIL e il sindacato pensionati della CGIL sono interessati a mantenere vivo il rapporto con le giovani generazioni e per questo ogni anno promuovono un progetto con le scuole della nostra provincia. Nello scorso anno abbiamo lavorato insieme ai ragazzi del liceo artistico di Urbino, l'istituto d'arte Scuola del Libro, a un progetto sul lavoro fra diritti, memoria e futuro. Abbiamo incontrato i ragazzi che hanno prodotto dei lavori. Abbiamo ritenuto molto interessanti questi lavori e ne abbiamo fatto una mostra. Per la realizzazione di questa mostra dobbiamo ringraziare anche l'amministrazione comunale di Urbino, che ha dato il patrocinio e soprattutto ha concesso l'utilizzo gratuito di questi locali estremamente prestigiosi. La data fa parte del complesso delle scuderie ducali, del complesso generale dell'impianto rinascimentale di Urbino. Il Duca aveva previsto una scuderia grandiosa, diremmo, per l'epoca, proprio immediatamente alle adiacenze del suo palazzo. E Francesco Di Giorgio Martini ha progettato le scuderie del Palazzo Ducale, ha progettato la rampa che collega le scuderie con il Palazzo Ducale e quindi diciamo era un insieme che non solo rispondeva dei principi estetici del Rinascimento, ma anche dei principi di razionalità nell'utilizzo degli spazi. Nel tempo le scuderie locali sono cadute nell'abbandono, sono state poi restaurate grazie alla sovrintendenza, all'intervento dell'architetto Giancarlo De Carlo e tuttora sono oggetto di dibattito presso la città ducale, proprio perché uno spazio così prestigioso può essere utilizzato in svariati modi. In questa occasione la Scuola del Libro ha utilizzato per la mostra, come per tantissime altre mostre che si sono susseguite negli anni precedenti. Buongiorno, ci troviamo qui oggi alla data all'interno dell'Orto dell'Abbondanza e abbiamo come esposizione la mostra degli alunni del secondo perfezionamento di grafica pubblicitaria e disegno animato della Scuola del Libro di Urbino. Andiamo un pochino dai ragazzi, vediamo quali sono state le loro esperienze in merito. Facciamo un giretto, seguitemi. Samuele Canestrari. Ho parlato di mio nonno realizzando due tavole di illustrazione e mio nonno, che è partito dall'Italia giovanissimo, è andato in Svizzera un po' per bypassare, credo, il fatto che non aveva voglia di fare il militare e perché era una terra, che un paese che gli offriva più possibilità magari dell'Italia e ha fatto di una sua comunque passione un mestiere qua, anche dopo tornando. Abbiamo Giuseppe Scala. Nel mio fumetto ho voluto, insomma, denunciare lo sfruttamento appunto nei campi di pomodori, che comunque è una cosa molto, molto attuale, anche legata alle questioni dei migranti e degli immigrati. Non so come mi sia venuta la storia, nel senso che non so come... Sono tutti dei processi mentali, insomma, che fanno venire le idee. Io non so effettivamente come mi sia riuscita questa cosa. Mi stava molto a cuore come problema anche sociale, perché è molto pesante. Si parla di lavoro, il lavoro c'è nei campi di pomodori, sì, molto attuale. Il lavoro c'è nei campi di pomodori, però insomma socialmente non è umano. Io sono molto soddisfatta di questo lavoro, tant'è che dicevo prima, da disegni che avevamo chiesto abbiamo pensato di stamparli e di farne questa mostra, e credo che siano emersi proprio tutte le idee che hanno i ragazzi sul lavoro, e purtroppo molte sono negative: c'è l'assenza, c'è la mancanza di lavoro, ci sono i luoghi che non sono più dedicati al lavoro come lo erano. Però vogliamo come sindacato lanciare una speranza che comunque non sarà come prima, ma che ci sia un futuro di lavoro per questi ragazzi. Volete anche la mia descrizione? Allora, questi sono i miei tre elaborati. Io
ho diciamo rappresentato un pochino sia la memoria che il lavoro in concomitanza, quindi ho diciamo rappresentato questa sorta di schiavitù, questo peso sotto questa umanità quasi evanescente, e riportando praticamente quello che è tutto il tempo passato, il tempo futuro e presente collegati al lavoro. Diciamo che ho visto un pochino qui il lavoro come schiavitù, ma ho anche indagato sul diciamo, mestiere dell'artigianato, in particolare quello dell'orologiaio. Diciamo che è 2 anni ormai che mi concentro sul tempo e ho voluto unire un pochino le due cose, la memoria e il lavoro, che sono appunto gli argomenti base dell'esposizione. Intervogliamo un pochino anche con l'indirizzo di grafica pubblicitaria, che comunque ha portato a termine degli elaborati veramente interessanti, e chiediamo un pochino ai ragazzi qual è stata la loro esperienza in merito. Angelica, lei è Angelica Pierini. Che cosa hai da dirci? Buongiorno, io pensando al lavoro e alla tematica che ci hanno chiesto di affrontare, ho pensato al mio futuro e quindi mi sono posto delle domande che, chiedendo anche ad altri ragazzi più o meno della mia età, un po' tutti ci poniamo. E quindi ad esempio cosa mi riserva il futuro, che lavoro farò e se lavorerò per realizzarmi o solo per i soldi, magari, che magari non è attinente al titolo di studi che ho preso, e quindi queste domande riuscirò a rispondere solo quando avrò un lavoro e quando magari mi sarò realizzata. Ci dirigiamo da Giacomo Renzi, prego. Buongiorno, allora io sono partito subito da due principi fondamentali della nostra vita, che sono lavoro e democrazia. E praticamente ho realizzato una serie di manifesti in cui alla struttura tipografica c'è l'articolo primo della Costituzione, che viene rappresentato in tutti i manifesti, accostandogli immagini grafiche e fotografiche su contesti lavorativi. Quindi infatti primeggia la mano dell'uomo, la mano che chiede aiuto, la mano che lavora, che sostiene, e poi anche degli attrezzi lavorativi come il trapano e non so, la macchina da scrivere, che si pensava all'epoca che potessero, diciamo, si pensava che l'industrializzazione avrebbe potuto dare lavoro a tutti. Vede un pochino la cosa dal ruolo del dirigente. Beh, il progetto è stato molto interessante perché ha coinvolto nel vivo i ragazzi, li ha coinvolti direttamente, hanno fatto una riflessione artistica e visiva allo stesso tempo sul tema del lavoro e dei diritti. E anche se questa conoscenza del lavoro non è così profonda per gli studenti, perché sono ancora studenti, però i nostri ragazzi l'hanno affrontata con molta attenzione, con molta profondità, hanno insomma approfondito certi aspetti e certi temi, e questo è sicuramente un aspetto interessante. L'altro aspetto interessante è il contatto che la scuola ha con associazioni, enti esterni, e quindi questa presenza della scuola nella società che ci circonda, e quindi il contatto con gli stakeholders del territorio, vorrei ecco, appunto sottolinearlo. E la scuola è sempre molto attenta ai progetti che ci vengono proposti, ma è anche molto disponibile a parteciparvi, perché sicuramente sono un momento di crescita professionale, culturale e dei ragazzi della scuola, quindi do un giudizio estremamente positivo del progetto. Tra l'altro i ragazzi hanno realizzato in modo molto efficace, molto accurato, queste loro riflessioni sul tema del lavoro, e nell'insieme direi che l'esperimento è stato molto riuscito, molto interessante. Grazie. Laura Di Sciullo, studentessa buongiorno. Sempre dell'indirizzo di grafica. Allora, io dopo ho realizzato un progetto di fotoreportage e praticamente dopo una profonda analisi sulla domanda di come vedevamo noi il lavoro oggi, ho deciso che quello che si vedeva intorno era l'assenza, cioè
e un'assenza di non lavoro, perché se si cioè il lavoro c'è, basta trovarlo, solo che basta cercarlo, insomma. E solo che il problema fondamentale è che girandomi intorno ho visto molti uffici in disuso, fabbriche abbandonate, o addirittura con la scritta Fittasi o Vendesi, che è il peggiore dei modi, e anche centri commerciali vuoti, quindi l'assenza in questo genere. Era la lontana la studentessa Giorgia Ubaldi. Illustraci semplicemente la tua esperienza a contatto con il progetto. Praticamente io ho portato un ricordo che avevo da bambina nei confronti di mio nonno amato. E era un uomo che curava molto il giardino di casa, faceva anche il contadino, però curava molto anche il giardino, perché comunque noi abbiamo sempre avuto uno spazio molto ampio disponibile a casa, insomma. E niente, praticamente io ho questo ricordo molto bello di mio nonno, quindi che dimostrava il suo amore verso la natura, insomma, verso questo spazio. Volevo riportare, insomma, quindi il mio ricordo, questa mia memoria nei confronti di mio nonno, che comunque mi ha portato comunque ad avere una passione, a comunque a riscoprirmi un lavoro e mettere comunque l'amore, insomma, in quello che vorrei fare. Abbiamo intanto Simone Bucci, vedo che sta aggiungendo. Questo è il mio lavoro, si chiama Rigor Mortis, racconta praticamente la storia di un padre e suo figlio che vanno praticamente al cimitero a portare questa bara. Però dall'interno di questa bara esce questo strano personaggio che si affaccia raccontando loro la storia, praticamente che deve finire di pagare le bollette del proprio negozio, quindi è un messaggio che mi ha mandato un po' ironico, perché avevo visto appunto alcuni lavori troppo tristi e non mi piacevano troppo. E il messaggio che ho provato a mandare è praticamente quello del lavoro che anche da morti ci continua a interessare, soprattutto da morti, e appunto dice che deve finire di pagare le bollette del proprio negozio anche una volta morto, quindi diciamo che questo è il messaggio. Un messaggio semplice, però un po' in chiave ironica, diciamo. Questa ragazza ha fatto una rielaborazione grafica della vita in campagna, ha preso delle fotografie dall'album di famiglia, delle foto molto semplici che poi sono state rielaborate graficamente. Quello che ci ha colpito è che vediamo nei personaggi, nei contadini, nelle persone che lavorano in campi, non solo il senso della fatica, che sicuramente c'era a quei tempi, perché il lavoro nei campi era un lavoro molto faticoso, ma c'è anche un aspetto di gioia, di gioiosità, di amore per la terra, di amore per il proprio lavoro, di amore per i campi, cosa che si è perduta, specie con i procedimenti di carattere meccanico, no, che ormai prevalgono nell'agricoltura, ma anche perché anche nell'agricoltura è prevalso più l'aspetto di tipo, di sfruttamento, no, incondizionato della terra. Questo è molto bello, comunque semplicemente se volete che ve lo illustro in breve, diciamo che questa ragazza ha un pochino riprodotto quello che era il lavoro di suo padre faceva il pescatore, e c'è stato un periodo in cui purtroppo aveva avuto tante difficoltà, perché il pescatore, come sappiamo, è un mestiere molto duro, e qui leggiamo: oggi il mare mi dà solo fango, ora come ora riesco a dare da mangiare solo fango ai miei cari, proprio perché il mare non riusciva sempre, diciamo, a dargli quello che gli era necessario per sfamare la famiglia. Quindi diciamo una cosa molto sentita dal punto di vista proprio della povertà, del lavoro. Questa è Carola Rossi, anche lei una studentessa dell'indirizzo di disegno animato, e lei, diciamo, che ha ripreso un pochino la storia di quella che è stata la sua bisnonna, che adesso purtroppo non c'è più, e la sua bisnonna Augusta era malata d'Alzheimer, quindi di conseguenza non riconosceva più nessuno, nemmeno suo marito, e però gli era sempre rimasta, diciamo, questa cosa nella memoria del cucito, perché lei era una sarta quando era giovane, e quindi nonostante, diciamo, tutti i pensieri fossero spariti dalla sua mente, eccetera eccetera, mi era rimasta la cosa del cucito, l'unica cosa che ricordava, e che ancora faceva meccanicamente tutti i giorni canticchiando questa canzone, o il Marui, dove diceva: sto bene, sto qui, sì sì, sì sì. E intanto cuciva su qualcosa di invisibile. Lei è
la professoressa Aragonesi, ex dirigente del nostro istituto, e adesso fa parte del sindacato della CGIL. E grazie, quindi, dopo aver lasciato la scuola, sono ritornata con grande piacere in mezzo ai miei studenti e, sapendo quali erano le loro potenzialità, ho lavorato pensando ad un progetto che fosse calibrato esattamente per loro. Io so che gli studenti della Scuola del Libro sono dei ragazzi creativi, divergenti, con una mentalità divergente, un pensiero critico e sinceramente molto originali. Quindi, anziché proporre io un progetto, calarlo dall'alto con delle metodologie, diciamo, di tipo direttivo in positivo, li ho lasciati liberi di parlare, perché sapevo che da loro sarebbero uscite delle cose meravigliose, così come è stato, tutti lavori belli, originali, uno diverso dall'altro, con molta profondità di pensiero, con grande sensibilità d'animo, e dalla quale si evidenzia anche la capacità artistica, didattica e pedagogica dei loro insegnanti, perché è vero che c'è il pensiero degli studenti, ma c'è anche la scuola, c'è la tradizione della scuola e ci sono, diciamo, le competenze che gli insegnanti trasmettono agli studenti. Quindi lavori bellissimi, e per me è un'esperienza estremamente gratificante. Sicuramente adesso io, proprio come studentessa, ringraziamo tutti i professori che hanno collaborato alla cosa, perché ci sono stati veramente d'appoggio. Diciamo che un pochino la nostra crescita e il risultato dei nostri elaborati è dovuto molto grazie a loro. Quindi ringraziamo tutti i ragazzi, ma soprattutto i professori che ci guidano un pochino in questo percorso. Abbiamo qui la professoressa Guccioni, che insieme alla professoressa Pagnini, che purtroppo oggi non è presente, sono stati i nostri punti di forza durante questi mesi. Ed essendo un nostro punto di forza, vorrei che lei dicesse due parole, sinceramente, su quello sinceramente che è stato condotto. Io dico che lavorare con i ragazzi, al di là, no, delle normali situazioni scolastiche, è sempre un'occasione di crescita, soprattutto per noi docenti, perché si instaurano dinamiche un po' diverse rispetto alla situazione della lezione frontale. Si cresce, ci si confronta, ci si scontra, però è sempre così un arricchimento, soprattutto motiva noi come insegnanti. E noi come alunni. E quindi diciamo che come esperienza per noi insegnanti è un po' come, insomma, mettere della benzina in un'auto che magari a volte stenta a muoversi. Invece queste sono esperienze così, ecco, che ti danno un po' di energia, di carica per continuare a lavorare sempre di più con voi. Laura Di Sciullo, che ha presentato prima il suo lavoro, ma parlerà per Susanne Correa. Ho voluto rappresentare l'idea della precarietà, e queste immagini le ho volute praticamente frantumare, e come il lavoro precario frantuma psicologicamente la persona. Io sono Alessandra Pira e il mio lavoro è una rappresentazione delle allegorie che ci può dare una giornata lavorativa, quindi concetti di stanchezza, di portarsi dietro delle ansie dalla propria giornata, ma anche delle gioie o delle spensieratezze. Il mio lavoro non ha una vera e propria composizione, proprio perché il flusso di pensiero non è regolato e quindi è più o meno tutto unificato. Samuele Conti, colorando sensazioni. Ho voluto rappresentare in questo lavoro uno dei massimi esponenti del lavoro italiano, l'artigiano, che oramai è un lavoro che porta grandissime difficoltà a causa delle imposte che ci danno, e ho usato questa tecnica, soprattutto lo sfondo nero, per chiudere la mente, perché è quello che fanno a noi lavoratori, diciamo, e i colori sgargianti sono le idee del lavoratore, che ormai sono appunto fermate dalle imposte. E la grandezza del martello è uguale alla mano, perché ha un impatto veramente grande, come sulla nostra vita lavorativa, e noi siamo fermati da ciò, ossia vuol dire che il nostro pensiero di lavorare non è più spensierato e libero di fare, ma è represso.
Dunque, questa è la storia di due donne ed è stato scelto dallo SPI come, diciamo, l'emblema della mostra, perché voleva mettere insieme la memoria e il futuro, anche se nella realtà abbiamo la memoria e il presente. Sono due donne, la signora Concetta e la signora Isabella. E la ragazza ha riportato la vita della nonna e di una cugina e le ha messe a confronto. E abbiamo visto perché i giovani spesso si lamentano di entrare tardi nel mondo del lavoro, di non avere soddisfazioni adeguate, di non essere retribuiti, di essere soggetti ad una flessibilità troppo rigida, troppo severa, e queste sono tutte realtà vere. Però abbiamo visto che Isabella, dopo aver studiato, aver fatto lo stage, essere andata in Inghilterra per perfezionarsi, alla fine a 35 anni, certo un'età abbastanza significativa, riesce ad entrare, no, nel mondo della scuola e quindi a trovare un impiego tardi, molto tardi per quelli che sono, no, degli standard normali del mondo occidentale. Però se andiamo a vedere quello che ha fatto la sua nonna, la signora Concetta, a 15 anni è andata a lavorare a Firenze trovando lavoro come babysitter, andava nelle case a lavorare, a 11 anni ha finito la scuola elementare e tutta la sua vita è stata una vita di lavoro, di fatica, di impegno, di dedizione per la casa, per i suoi familiari, e addirittura a 60 anni, quando ha ricevuto la pensione, ha continuato a lavorare. Tuttora oggi che ne ha 70, quando può va negli agriturismo, negli alberghi e o come lavapiatti e come cuoca, continua a lavorare per incrementare il suo reddito. Allora, cari giovani, tante conquiste che voi avete avuto sono frutto anche del lavoro, della dedizione e della fatica che i vostri nonni, certamente, hanno fatto nel passato. Sono Andrea Marchioni di Progettazione Grafica. E Positive Think è il primo lavoro, è di Giorgia Talaci, che non frequenta più. Giorgia ha voluto rappresentare una cosa molto insolita, che è, diciamo, il lato negativo della questione. Ha voluto evidenziare la percentuale di suicidi che ci sono stati nel primo trimestre del 2015 ad oggi. E il secondo lavoro invece è quello di Vittoria, che si chiama No, le faremo sapere, che praticamente è la frase che ripetutamente ci viene detta quando andiamo a mostrare il nostro curriculum, ci presentiamo ad un datore di lavoro che ci lascia così nel dubbio. Questi sono gli elaborati prodotti dallo studente Luigi Ferrazzano, che oggi non è qui con noi, ma abbiamo il professor Franceschetti che ci illustrerà un pochino che cosa ha portato a termine nell'elaborato. Luigi. L'idea di Luigi è molto chiara, ha analizzato la problematica del lavoro e guardandosi attorno, guardando quindi quello che è nell'attualità, nel suo presente. Per cui il problema del lavoro è il fatto che il lavoro manca spesso e che il lavoro sia sempre più sinonimo di sfruttamento e non invece la garanzia di una vita e un'esistenza civile. E per cui, scavalcando a piedi pari qualsiasi forma di retorica, ha cercato di sublimare la tragicità di questo tema con delle immagini grafiche evanescenti, oniriche, che però non sono una fuga dalla realtà, anzi sono una specie di addensamento di una tensione. Parole riguardo al biennio del perfezionamento, quindi a quello che noi facciamo durante il percorso di questi due anni. Il vostro modo di affrontare il lavoro è molto interessante, è un metodo sperimentale e nel campo dell'illustrazione, del fumetto e dell'animazione il lavoro a volte lo si crea, cioè i ragazzi con il loro stile, la loro personalità sono in grado di creare un lavoro che prima di loro non esisteva. E questo corso è unico perché il suo scopo è quello di formare non spettatori ma autori, registi, quindi persone coscienti che con le loro idee possono anche mettere in crisi un sistema.